Le merci stanno transitando con alcune difficoltà, ma stanno transitando, per cui ci si attende una graduale ripresa anche degli scambi. Il lockdown non risparmia l'export. Benché le merci continuino a circolare, l'impatto dell'emergenza è stato considerevole. L'impatto è stato forte, un po' in tutti i settori, in particolare quelli che non hanno proprio potuto svolgere la produzione. Alcuni sono riusciti a riconvertire. Nell'ambito agroalimentare c'è stato sicuramente un impatto forte, ma anche legato alla dimensione aziendale e ai mercati di sbocco, soprattutto ai canali, ecco, ai canali in cui il prodotto è destinato. Sono riuscite a limitare i danni quelle aziende che hanno saputo riconvertire la produzione e quelle che hanno conciliato l'export con la vendita al dettaglio. In qualche modo la crescita delle esportazioni su questi canali ha bilanciato in parte, non in tutto, ma in parte, le perdite del canale del fuoricasa. Quindi diciamo c'è una situazione abbastanza variegata. Adesso ecco è il momento sicuramente di spingere sull'acceleratore per riprendere il percorso perduto. Il danno economico però, se riguarda l'export, non può che riguardare anche il percorso a ritroso, quello delle importazioni. Le filiere chiaramente si sono in alcuni casi interrotte, in altri casi rallentate, e siccome ormai le filiere sono sempre più internazionali, quindi immaginiamo che un'azienda che produce un prodotto finito molto spesso ha fornitori su diversi paesi, quindi questo discorso delle filiere è assolutamente fondamentale. Una delle proposte per il rilancio dell'economia è quella di introdurre i voucher per l'internazionalizzazione. Che secondo me ha avuto dei risultati estremamente interessanti, sia a livello nazionale, quando fu per 2 annualità promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, e sia in alcune regioni, una di queste ad esempio il Lazio, che ha messo in campo delle risorse per dare alle aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni la possibilità di avvalersi di export manager, diciamo così, temporanei, ma anche poi professionisti che potessero in qualche modo agevolare lo sviluppo dell'azienda. È a mio avviso interessante come misura, poiché lascia libere le aziende di scegliersi i propri supporter, i propri consulenti, dando poi una risposta importante, perché si parlava, ad esempio, nella regione Lazio di un fondo perduto fino al 70% delle spese rendicontabili. Io credo che questa sia un'ottima iniziativa, unita anche a modalità, tese a favorire le sinergie tra le imprese.